Quali sono i film che nel decennio 60 hanno cambiato il costume degli italiani? Al quinto posto, Adulterio all'italiana, diretto da Pasquale Festa Campanile, del 1966. Corna, infedeltà coniugali, gelosia sono al centro di questa commedia. La vicenda un po' grottesca vissuta da una coppia della piccola borghesia romana, interpretata da Nino Manfredi e dalla deliziosa Catherine Spack, indimenticabili i suoi vestitini da antologia, testimonia come in piena modernizzazione la morale sia ancora legata a modelli arcaici, per cui gli uomini possono tradire, le donne possono al massimo far ingelosire. È venuto qualcuno? No. Allora hai fumato tu la pipa? Io. Al quarto posto troviamo un film di Pietro Germi, Sedotta e abbandonata, del 1964. Siamo in Sicilia e il regista, ispirandosi a un fatto di cronaca, attacca un aspetto della nostra legislazione, quell'articolo che attribuisce al matrimonio il potere di cancellare ogni precedente reato dell'uomo nei confronti della donna, dalla violenza al rapimento. Alla sensuale Stefania Sandrelli viene affidato il ruolo della giovane protagonista, che rimasta incinta, per salvare l'onore, rifiuta con coraggio di accettare il matrimonio riparatore. Signorina, vuole sposare Giuseppe Califano? Sì! Al terzo posto, Io la conoscevo bene, diretto da Antonio Pietrangeli, nel 1965. A dominare il film dall'inizio alla fine è ancora l'attrice Stefania Sandrelli, questa volta nei panni dell'ingenua, lasciva e fragile Adriana, che vive libera e priva di pregiudizi, in uno stato di perenne disponibilità nei confronti del mondo. Un mondo però, quello dello spettacolo, fatto di furbizie e inganni, che finirà per sopraffarla. Lei è giovane, bella, elegante, spigliata. Molto gentile, grazie. Al secondo posto il film La voglia matta di Luciano Salce, realizzato nel 1962. Commedia di costume ben riuscita per merito degli interpreti, un Tognazzi strepitoso nei panni di un borghese di mezz'età che, invaghitosi di una ragazza giovanissima, una seducente Lolita incarnata da Catherine Spack, ha evidenti difficoltà a rapportarsi con il mondo dei giovani. Il film in qualche modo anticipa lo scontro generazionale che da lì a pochi anni si svilupperà con ben altri toni e modalità. Io ho bisogno di te. Al primo posto, Divorzio all'italiana, il capolavoro diretto da Pietro Germi, datato 1961. Un film che da subito diventa fenomeno di costume, perché denuncia il famigerato articolo del codice penale che sanziona con pene lievi il delitto d'onore. La vicenda, ambientata in Sicilia, ha come protagonista il tipico maschio meridionale, interpretato da un insuperabile Mastroianni, che induce la moglie al tradimento per poterla uccidere e risposarsi con una donna più bella e più giovane. Così funzionava in Italia, quando il divorzio era vietato e il delitto d'onore consentito. Cornuto, cornuto, disonorato, il mio nome, Icerlù, tutta una stirpe infangata da una squaltrina. Squaltrina.